Adesso sentiremo Sanat Darmuni che ci legge le poesie di Alena Krug. Prima di tutto vorrei ringraziare il Festival di Berlino per questa iniziativa e tutti i lettori e tutte le lettrici in tutto il mondo che hanno aderito e anche tutti i lettori che sono presenti qua in questa serata. Io ringrazio anche Pina soprattutto per tutto il lavoro che ha fatto e anche Melina perché la vedo che lavora dietro le quinte, ma sappiamo tutto il lavoro che fa. Comunque, grazie veramente Melina per tutto quello che fai. Io sono Sanat Darmuni, faccio parte della redazione della Macchina Sognante e mi occupo soprattutto di letteratura araba, quindi il mio lavoro, diciamo, è svolto soprattutto sulla traduzione di opere di scrittori, soprattutto di poeti arabi. Insegno lingua araba all'Università di Bologna. Oggi ho scelto una poesia di Alina Krug. Alina Krug è nata nel 1974, è una poeta, traduttrice e professoressa di letteratura medievale presso la Lviv State University. È stata riconosciuta come voce significativa nella poesia ucraina sin dai suoi 20 anni. Ha pubblicato già 5 raccolte di poesie, 2 volumi di narrativa in prosa. E la sua narrativa per bambini è stata tradotta in 15 lingue. Ha vinto numerosi premi ucraini ed europei per la sua scrittura. Io ho scelto una poesia tradotta da Pina in italiano, la poesia si chiama No War. È una poesia che è stata scritta all'inizio di marzo del 2022, una poesia molto cruda, tragica, toccante e leggendola si avverte tutta la rabbia diffusa in Ucraina e questa rabbia ovviamente la poeta cerca di farla arrivare con questa scrittura ben definita e cruda. Allora leggerò la traduzione in italiano, poi avevo preso anche alcune parti che ho tradotto in arabo e che leggerò condividendo con voi. No war. Te ne stai con un cartello che dice no war, come per riscattare l'irreversibile. Questa guerra non si può fermare, come il sangue arterioso rosso che zampilla da una ferita aperta, scorre fino ad uccidere, entra nelle nostre città con gli uomini armati, si insinua nei nostri cortili con le unità di ricognizione, come micidiali perle di mercurio che non si possono rimpiazzare. Non puoi aggiustarle, solo trovarle e neutralizzarle. Questi dirigenti civili, impiegati, informatici, studenti. La vita non li ha preparati per le risse di strada, ma la guerra sì, in prima linea, in un paesaggio dolorosamente familiare. All'inizio nelle unità di difesa si affrettano a reclutare solo combattenti esperti, poi giocatori che sanno giocare Dune e Fallout. O forse hai fatto un breve corso di Molotov da un barista che conosci, al club locale, mentre i bambini dormono. I bambini piangono, i bambini nascono in un mondo temporaneamente inadatto alla vita. Fuori nel parco giochi stanno radunando ricchi ciechi, anticarro, e i nuclei familiari mescolano bevande mortali. Intere famiglie che finalmente si godono una conversazione e un progetto collettivo. La guerra accorcia la distanza tra persona e persona, tra nascita e morte. Tra ciò che non avremmo mai desiderato e ciò di cui si è scoperto saremmo stati capaci. Mamma, rispondi al telefono. Ha passato 2 ore a supplicare una donna nel seminterrato del condominio, testarda e ottusa. Non smette di credere in un miracolo, ma sua madre è fuori portata del cellulare. In periferia, dove per via delle forti cannonate il prefabbricato è crollato come Lego economici. Dove solo ieri le torri di trasmissione hanno smesso di collegare le persone, dove il mondo è stato fatto saltare in aria, nel pre e nel dopoguerra, lungo la piega irregolare del cartello No War, che getterai nella spazzatura più vicina mentre torni a casa dalla protesta. Poeta russo, la guerra uccide con le mani degli indifferenti e persino le mani di oziosi simpatizzanti. Allora, leggo un piccolo brano in arabo. عائلات بأكملها تستمتع أخيرا بمكالمة وبمشروع جماعي. الحرب تقصر المسافة بين شخص وآخر، بين الولادة والموت،
بينما لم نريده أبدا وما اكتشفنا أننا سنكون قادرين عليه. Grazie.